ti piacciono i fumetti? Allora preparati a diventare l'eroe di un'avventura a fumetti! Capelli Rossi è una grande fan dei fumetti! Sembra che si sia lasciata trascinare dall'immaginazione! Lo spirito di un'eroina dei fumetti la sta possedendo! D'ora in poi si sentirà diversa! Cominciamo dai vestiti! Traccia una bocca su una semplice maglietta bianca con una stampa. Inserisci all'interno un cartoncino. E colora le labbra con vernice per tessuti. Contornale di nero. Trasforma la stampa in un fumetto. Crea uno schema punteggiato attorno alle labbra usando uno stencil. Fai dei puntini neri e blu con una spugna. Sto molto meglio con questa maglietta! Chi vuole un colorato bacio? Questo è ciò che indossano i miei personaggi preferiti! La mia amica di fumetti Roxy approva questo nuovo stile! E le tue scarpe? Sì, beh, le mie scarpe non stanno proprio bene, ma ho qualcosa di meglio. Rimuovi i lacci dalle vecchie scarpe da ginnastica. Evidenzia i contorni con un pennarello indelebile nero, suole, tessuto e dettagli scintillanti. Disegna punti e linee sul tessuto. Falle sembrare delle sneakers da fumetto. Definisci i bordi delle suole. Aggiungi i lacci neri. Queste sneakers sono meravigliose e la misura è perfetta. È come se fossero attratte dal mio piede. E anche i miei capelli sono cambiati. Ora capelli rossi ha lunghi capelli rosa e il suo nome è Pinky. Ma la sua pelle è troppo pallida. Non è pronta per entrare nel fumetto. Facciamoci un po' di trucco stile fumetto. Sposta la frangia rosa con una molletta. Applica l'ombretto blu sulle palpebre. Aggiungi l'eyeliner nero ad ala di gabbiano. Delinea l'ombretto con l'eyeliner nero e collegalo con l'ala. Aggiungi l'eyeliner sotto all'occhio allo stesso modo. Aggiungi le ciglia. Definisci anche le sopracciglia con l'eyeliner. Traccia sottili linee nere lungo il naso e sui lati. Definisci le narici. Delinea le tue labbra rosa. E aggiungi alcuni dettagli. Evidenzia gli zigomi. Definisci il mento. Il nostro viso da fumetti è meraviglioso. Il mio trucco è finalmente definito. Ora posso sciogliermi i capelli. Che ne pensi, Roxy? Ottimo lavoro! Hai solo bisogno di un vivido accessorio. Rivesti una vecchia borsa con primer acrilico. Taglia pezzi di gomma piuma di diversi colori. Copia le diverse parti della borsa. Crea una cornice con gomma piuma nera e una cinghia rosa con un'estremità a forma di V come chiusura. Incolla a caldo i pezzi sulla borsa. Falla sembrare un disegno. Collega le parti della cornice nera.
Aggiungi le cuciture sul cinturino con vernice acrilica. Questa borsa per cartoni animati è un regalo davvero inaspettato. Le linee marcate sono di moda al giorno d'oggi. Inoltre non è piatta come quella dei fumetti e conterrà tutte le mie cose. Ma c'è dentro una sorpresa per me. Sono maniche con tatuaggi? Taglia i piedi e la parte alta da vecchi collanti di nylon color carne. Incolla frasi stampate da fumetti su un cilindro di cartone. Sarà la base per il nostro disegno. Posiziona il pezzo di nylon sul cilindro. Traccia i disegni sulla parte superiore usando i pennarelli. Falli sembrare dei tatuaggi. Rimuovi la manica. Fai lo stesso sull'altra manica. Quale tatuaggio dovrei scegliere? Li indosserò tutti! Queste maniche sostituiscono perfettamente i veri tatuaggi. Mi tatuerò le braccia rapidamente e senza dolore. E quando non li vorrò più indossare, mi toglierò le maniche. Il sole splende più di te? Non c'è motivo di socchiudere gli occhi. Indossa questi fantastici occhiali da sole. Taglia strisce di cartone colorato. Incollale a caldo sulla montatura di plastica degli occhiali. Copri le lenti con le strisce. Taglia le lettere per creare la parola wow di cartone giallo e nero. Dividi la O a metà. Le lettere nere devono essere leggermente più grandi in modo da creare un bordo. Attacca le lettere gialle sopra quelle nere. Incolla le lettere sugli occhiali. I miei nuovi occhiali sono più luminosi del sole. Sono perfetti per il mio look straordinario. Chi mi sta chiamando? La mia nuova amica Roxy. Per fortuna la mia nuova custodia è ispirata ai fumetti. Stampa un'immagine con motivo a labbra e ritagliala per adattarla alla custodia del telefono. Ritaglia i fumetti dalla carta adesiva. Attaccali vicino alle labbra. E inserisci il disegno in una custodia in silicone. Scrivi le frasi nei fumetti con un pennarello indelebile. Ciao Pinky! Hai un aspetto incredibile! Il tuo fumetto style è un successo! Vuoi qualcosa da bere? Prendi il miglior cocktail dei fumetti. Aggiungi colorante alimentare alla Sprite. Versa la bevanda in una bottiglia di vetro. Decora il collo della bottiglia con una cordina colorata e crea un fiocco. Incolla un fumetto adesivo. Aggiungi una cannuccia. È così colorato e gustoso! Ora questa sarà la mia bevanda preferita. È ora di far esplodere questa storia a fumetti! Ehi, Pinky! Prendi un po' di dinamite! Metti le caramelle in una scatola di plastica. Taglia dei cerchi di carta crespa dorata. E avvolgi i bordi della scatola. Fissala con colla a caldo. Rivesti il tubo di feltro rosso. Crea tre pezzi identici. Cuci un ampio nastro elastico nero in un anello. Creane due pezzi. E unisci i tubi per creare la dinamite. Incolla a caldo una corda al centro. Sarà la miccia! Stampa un adesivo che dice BAM! E attaccalo sul nastro elastico. Oh, aiuto! Accidenti, era davvero solo un sogno! Ma da dove arriva questa dinamite? C'è qualcosa dentro! Caramelle!
fumetti. Ah già, sono Pinky, la ragazza del fumetto. Nah, penso di averne avuto abbastanza di fumetti per oggi. Ti è piaciuto il nostro restyling dei fumetti? Scrivi nei commenti quali accessori per fumetti ti sono piaciuti di più. E metti mi piace al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere le nuove idee brillanti di Trum Trum.